questo momento Quadrato sta patendo un infortunio che nella gestione ordinaria di un club succede a tanti giocatori. Devo dire che noi abbiamo un numero minimo di infortuni, se andiamo a vedere proprio il numero degli infortunati. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, direi in questo momento di no, per due motivi. Primo, perché a gennaio non è facile trovare delle occasioni vantaggiose. Secondo, perché la rosa che oggi abbiamo messo a disposizione di Inzaghi è una rosa assolutamente all'altezza del ruolo e credo che sia veramente, lo avete detto voi, una delle più forti, ma soprattutto una delle più competitive. Entro la fine dell'anno arriverà il rinnovo di Lautaro? Fino dell'anno 2023. Ma guarda, non è un problema, perché Lautaro ha affermato a più riprese di voler essere con noi ancora per tanto tempo, è un giocatore su cui puntiamo per il presente e per il futuro e quindi siamo sicuri che quando c'è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto, la cosa sia molto facile.